Ehi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come si può notare, non sono sulla Bedrock Edition, che se non lo sapete sarebbe la versione su cui gioco la Vanilla, perché la gioco sulla PS4. Infatti ho giocato sempre la Vanilla sulla PS4 perché non ho avuto un computer desktop abbastanza potente, ma ora che me ne sono costruito uno abbastanza potente posso giocare. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, oggi comincia una nuova serie. Come vedete già ho fatto qualche mondo di prova. Questa serie sarebbe Hardcore, quindi modalità estrema, e crea nuovo mondo. Praticamente in quest'hardcore cosa voglio fare? Il fine di quest'hardcore è quello di uccidere il drago. Però cosa voglio aggiungere a quest'hardcore? Che se non lo riesco ad uccidere in una prova, quindi se muoio su questo mondo, ci riprovo creando un altro mondo. Infatti se vedete nel titolo c'è prova 1, prova 2. In questo momento sono nella prova 1. Quindi l'obiettivo è non morire. Però se dovessi morire, l'obiettivo finale di questa serie, al di là del mondo, è quello di uccidere il drago, sempre in hardcore. Quindi se dovessi morire, dovrei ripartire da zero con un nuovo mondo. Allora, vediamo di prendere abbastanza lana per fare un letto, che per ora finché non trovo qualche fiore bianco per il colorante non posso fare. Il primo video sarebbe l'inizio, quindi un po' di esplorazione. Prima cosa importante, ovviamente, devo crearmi tutta l'armatura, almeno in diamante. Poi se mi appoggio a un villaggio, tanto meglio. Con questo siamo a posto con la lana. Ne prendo altro per essere a posto anche con la carne. Allora, come primo video andrei in cerca di un villaggio, perché già avere un villaggio è un ottimo appoggio per iniziare in una hardcore. Andiamo a creare il letto. Ecco qua il lettuccio. Ovviamente cerco di non morire già al primo episodio, eh. Facciamo i primi utensili e un piccone. Ok. Quindi abbiamo capito che la finalità di questo mondo è quello di uccidere il drago, ovviamente senza morire, con una bardatura minima. Non dico di netherite, ma almeno di diamante. Perché prendere quella di netherite ormai è rischioso. Che ricordo che siamo nella... dove si vede? Ah, là in alto, 1.20.1. E in questa versione hanno aggiunto tutto quello di nuovo, cioè i template, queste cose. Quando serve un villaggio non si trova mai. Solito sono spawnato per 10 vanille di fila davanti a un villaggio. Ora che mi serve proprio per il mondo, non lo trovo. Sarebbe preferibile andare in barca, così consumano cosciotte. Apriamo una fornace, almeno mi cuocio questa carne che ho. Sta calando la notte o sbaglio? Vabbè, ma io fortunatamente ho il mio letto. Mettiamo a cuocere anche il pollo. Ok, posso dormire? Dormiamo, perché visto che c'è il letto lo sfrutto almeno. E non ci tengo a stare con i mostri, non ci tengo. Poggiamo anche questo di manzo che ho e poi possiamo continuare con l'avventura. Ok. Nel frattempo ho spaccato anche 33 blocchi di legna. Avventuriamoci da questa zona, vediamo se trovo qualche villaggio. Qua abbiamo la giungla, qua la savana e quella è una pecora marrone. Metto in F5 così magari vedo qualcos'altro, qualcosa di più interessante. Tipo questa è una cosa interessante. Questo è già interessante. Il blocco d'oro non lo posso prendere. Carote d'oro sono buone, mela d'oro è buona, anzi ottima direi. Lascio con ripristino. Spada con saccheggio 3 mi potrebbe essere utile. Purtroppo non posso raccogliere il blocco d'oro. A meno che non trovo. Ai, a meno che non trovo del ferro. Ma credo che mi dovrebbe servire a poco comunque. Continuo a raccogliere carne. Mettere che a cibo sono messo abbastanza bene. Del carbone. Trovato del carbone. Con questo ci posso fare delle torce per le esplorazioni in miniera. Ma ancora di un villaggio neanche l'ombra. Continuiamo la nostra esplorazione alla ricerca di un villaggio. Lì c'è del bambù, poi sono delle canne da zucchero che posso cominciare a raccogliere. Ci sono anche delle angurie. E quello cos'è, un relitto? La mia barca l'ho lasciato di là. Andiamo a prendere queste altre angurie qua. Potrà essere un altro video, un'altra serie, quella di completare tutti gli obiettivi. No, sono T, no, non è T, e G, no, e Y, I. Come si aprono gli obiettivi? H, J, K. Sembra che era P, però non è interazioni sociali. I, O, U. Y, T, H, J, K, F, no, G, C, L, Zoom, V, B, N, M. Tutti li ho provati i tasti. Q, V, T, Z. Come si aprono gli obiettivi? No, tutti li sto provando i tasti.
Ah, L. Quindi un'altra serie potrebbe essere quella di completare tutti gli obiettivi, che sono tutti questi, no? Sono tanti. Cioè, questi sono, credo, pochi che poi si andranno sbloccando. Andiamo a prendere questo relitto. Allora, vediamo. Poi ci dovrebbe essere una cassa. Eccola. Un bel po' di ferro, oro, pepite. Lapis non mi servono. Qua sotto credo che non ci sia niente. Almeno non ci dovrebbe essere niente. Oh sì, no, c'è una cassa, ecco. Ah, la mappa. Vediamo com'è la mappa. No, è molto lontana. Ma niente, lasciamo. Qua ci dovrebbe essere cibo allora. Questa la metto. Patate le prendo. Il carbone lo prendo. Questa che è maledizione del legame, no. Ah, si è rifatta notte. Ridormiamo. E ora ho l'inventario pieno. Devo per forza trovare un luogo dove lasciare l'inventario. Ah, qua c'è una cosa di quelle nuove dell'aggiornamento. Tipo c'è quella sabbia. A parte questa. Mi sono spaventato. Lasciamo stare, va. Qua c'è un portale. Lasciamo stare, non... mi ha tolto tanta vita. Ora non posso farle queste cose. Allora, la mia intenzione è quella di trovare un villaggio, cominciare a lasciare le cose che ho nell'inventario. Guarda che belli, là ci sono i coralli. Allora, che è la mesa? Pure la mesa ho trovato. Ho trovato di tutto, la mesa, la giungla, però di villaggio no. Un villaggino, un villaggetto così, no? A caso non ci può essere un villaggio? Che per sbaglio è spawnato qualche villaggio qua vicino casa, no? Cioè, vicino. Poi mi sono allontanato tantissimo. Casa, intendo lo spawn. Sì, comunque la mesa. Quando mai la trovo la mesa? Ora che ho un bel squarcio qua, vediamo di alzare i chunk. Intanto il computer ha alzato anche le ventole. Tocco di velluto, ok. Qua proprio così, non c'è una continua. Forse qua sotto. Ecco, sì. Ah, sì. Così, Minecraft, vero? Vabbè. Diciamo che li abbassi c'è anche, che sta leggermente laggando. Perché sta caricando? Non mi dire che mi crasha Minecraft. Mi dice OpenDJK. Aspetta, voglio farvi vedere però. No, voglio mostrarvi questo invece. Minecraft si è chiuso a causa di un errore di allocazione della memoria su Java. Prima di tutto provo a rimuovere mod, shader e pacchetti risorse ad avviare il launcher per verificare se il problema è risolto, poiché potrebbero essere a causa. Prova a impostare i diversi valori dell'impostazione del launcher sotto l'allocazione memoria, ad esempio 1500, 2500, 3500 MB. Dove? Allocazione di memoria, però io in inglese proviamo ad accedere. Chissà dove ho salvato l'ultima volta e se c'è l'autosalvataggio, speriamo di sì. Ah, c'è, meno male. Grafica, ok, vabbè, credevo di aver perso tutto, invece meno male no, vabbè. Torniamo. Mi ha preso un infarto. No, non c'è niente qua, vabbè, lasciamo perdere. Fammi uscire da qua. Ma quindi se metto un blocco qua, me lo tolgo, si aggiorna questo blocco? No, qua non c'è niente, continuiamo. Almeno certo, si può trovare sempre qualche cassa. Facciamo che non mi vada ad infilare in queste zone. E facciamo anche che non alzo più la render distance a 10.000. Bel villaggetto, mai. Qua c'è un tempio. Eh sì, un tempio magari. Il pozzo. C'è uno spawner qua. A cielo aperto. Questa cos'era, una trappola? Di prendere sempre queste canne da zucchero, anche perché poi mi serviranno in futuro per fare le librerie e tutto quello che ne concerne. Non so proprio dove andare, cioè qua con la render distance vedo altra terraferma. Non vorrei che sto andando, forse sto andando anche indietro. Vabbè, devo costeggiare questa parte di qua allora. Il sole sta calando e questo lungo giorno durato 10 minuti su Minecraft sta per terminare. Piove, ci sono mostri, zombie dappertutto. Il re dei giochi 304 è alla ricerca di un villaggio. Ma giusto per curiosità, quanto mi sono allontanato? 1300 blocchi, all'incirca 1900 blocchi. Oh, un villaggio chiedo. Un altro relitto. E niente. Ah, Minecraft. Ma te lo devo dire che mi serve un villaggio. Vabbè, questi me li posso mettere. Maledizione della scomparsa. È accettabile.
questa parte, sempre se continua, dovrebbe essere altro. Porta, vedi qua, continua, dovrebbe essere una cassa. Niente? Non mi sa che non c'è niente. Continuiamo la nostra esplorazione. Continua la giungla. Qua alla sinistra c'è un bellissimo incendio. Ah, là c'è una cosa dei drone all'aperto. Vediamo se lo posso trovare qualcosa. Intanto c'è questa ghiaia che è quella che si può spennellare. Ma niente di che, mappa del tesoro. Anzi, questa me la cambio. Grano. E mappa del tesoro dov'è? Qua vicino. Allora, in teoria devo andare verso... Io sono a sud-ovest, quindi devo scendere verso nord, quindi devo tornare indietro forse. No, no, non torno indietro, vabbè, lasciamo stare. Ah, ma chi ci ha pensato qua a mettere questo pisello spostatore? Chissà chi ci sarà di qua. Secondo me sono i villaggeri. No, mi sa che i villaggeri non ce ne sono. Tutto naturale qua. C'è una forza di gravità di Minecraft in azione. Forze soprannaturali, ricordiamo. Ci sono gli orsi polari. C'è il ghiaccio. Provo ad alzare Junk di poco. Ma questo è un iceberg. Insomma, non c'è niente di molto interessante. Non ce ne sono villaggi. Questo video si è trasformato in caccia al tesoro. Caccia al villaggio. Oh, ma dove sono i villaggi? Niente, i villaggi li hanno tolti. Non ce ne sono più. Non credo che sono stati disattivati. Ma credo che non... Cioè, tutto automatico fatto. I villaggi ci dovrebbero essere. A questo punto viene il dubbio se sono stati disattivati nella creazione del mondo. Ma se non lo trovo entro questo episodio, l'hardcore comincia comunque. Ok. Questo è quello che cercavo. Qua ci potrebbe essere un villaggio. Là c'è un portale. Ma comunque le strutture le spawna, perché sennò credo che il portale non l'avrebbe spawnato. Allora, mela d'oro, buona. Pepite, con questo ci posso fare il ferro per raccogliere oro che non c'è. Aia. Qua c'è anche il nuovo bioma, quello con gli alberi di ciliegi. Cavalli, un po' di fantasia ce la potevano avere, eh? Tutti uguali. Tranne lui e lui sono tutti uguali. Ma... E un altro giorno è finito. Oh, vedo in lontananza una casa. E che l'ho trovato, finalmente. Finalmente ho trovato questo villaggio. Posso concludere, sì. Una casa. E anche un altro portale. Che immagine quello che ho salutato prima. Sai che quello che ho lootato prima. Meno male che ho girato. Che non l'avevo visto questa casa. Sono abbastanza sicuro che questo portale l'avevo lootato prima. Perché qua c'erano i cavalli neri, dove sono quelli. E qua i cavalli marroni. Sì, ah, finalmente ho trovato un villaggio e mi posso insediare. Che parola bella da dire, insediare. Intravedo la chiesa. Questo è proprio un villaggetto di montagna, a quanto vedo. Ora ci facciamo una rapida esplorata e scelgo quale. Dicevo, e scelgo quale villaggio prendo. Ma questa torcia. Ah, ok. Si può. Da quando si può fare? Non lo sapevo io questa cosa. Vabbè, lasciamola tranquilla. Ora vediamo quale casa scegliere. Ah, guarda i signorini. Qua c'è cibo infinito. Grazie, grazie. Non c'era bisogno che mi accoglievate così. Ah, questa è una bella casa. Disturbo? Sì, disturbo. Oppure c'è anche la chiesa. Salve, contadino. La chiesa è libera? Boh, non saprei. Ci sono... No, forse è meglio la casa del libraio a sto punto. La casa del libraio che è quella di là. Ma, signor, sta facendo pozioni? Non lo sapevo. Però non ne fa le pozioni sull'alambicco. Ok, ho questa, che sarebbe la casa di nessuno. Oh, ci sta, ci sta. Sì, Frog Dance. Ho questa, oppure forse è meglio la casa di questo. Forse è meglio la casa del libraio. Non è la casa del libraio questa? Io sapevo che era la casa del libraio. Vediamo che c'è qua. Un bel po' di pane. E con questo, dopo che ho trovato un villaggio e ci ho messo quanto? Ci ho messo 1 minuto e 10 per trovarlo. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito commentate, iscrivetevi. Finalmente posso fargli zoom. Lasciate un like. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!